Assessore Stefano Vinti, qual è il senso dell'iniziativa che state proponendo sui territori oggi a Terni? Iniziamo da Terni per illustrare il regolamento della nuova legge regionale di prevenzione delle cadute dall'alto. È una legge che punta alla salvaguardia di tutti coloro che lavorano in quota, nell'edilizia in questo caso, ma sarà poi per l'industria e per l'agricoltura, per i lavoratori e per le persone. Mettere in sicurezza chi lavora in quota significa affrontare e prevenire gli infortuni e le morti sul lavoro, che sono circa il 25%. Cioè anche la nostra regione, che già per molti versi è stata un artefice della sicurezza, delle normative della sicurezza dei cantieri, in questo caso ribadisce che è schierata per la sicurezza del lavoro. Questo è il primo, il primo incontro della serie di incontri che sono stati previsti per portare la comunicazione sul regolamento regionale sull'edilizia, sui lavori in quota, per la sicurezza sui lavori in quota. Quindi è stato fatto un progetto di comunicazione e di formazione, di cui questo è il primo degli eventi che l'assessore Vinti ha scelto di fare a Terni. Gli altri saranno a Foligno e a Perugia nelle prossime settimane. Come stanno rispondendo i professionisti locali dal punto di vista della sicurezza per evitare cadute di questo tipo? I professionisti locali hanno lavorato, i rappresentanti dei professionisti hanno lavorato a lungo e molto bene nel gruppo che coordinavo sulla scrittura di questo regolamento, sulla scrittura della legge, e hanno apportato grandissima competenza su questo regolamento, che poi viene riportata proprio oggi negli interventi che stanno facendo, tant'è vero che oltre me, che ho specificato qual è la normativa regionale attuale, tutti gli altri relatori sono professionisti che hanno partecipato attivamente scrivendo proprio sia la legge sia il regolamento sui lavori in quota.